Firma del protocollo a sostegno dei senza tetto tra prefetto, comune, regione, ASL, città metropolitana, arcidiocesi segna un cambiamento significativo nella gestione dei senza fissa dimora. Un nuovo approccio, il primo in Italia, una rete rafforzata tra i vari enti istituzionali per aiutare gli uomini e le donne che vivono in strada. Dormitori accessibili H24, ma soprattutto 700 unità abitative dove i senza fissa dimora potranno vivere, superando così l'annoso problema della condivisione di spazi all'interno di dormitori spesso rifiutati a favore della strada. Poi nuove unità che opereranno per avvicinare i senza tetto al sistema sanitario nazionale perché gli homeless abbiano gli stessi diritti sanitari degli altri cittadini. Si tratta di con loro di concordare un percorso che non è soltanto di sistemazione alloggiativa, ma è un percorso di integrazione, di assistenza, di accompagnamento. Molte di queste persone che vediamo nelle nostre strade hanno serissimi problemi psicologici, psichiatrici, sanitari e noi vogliamo davvero fare un salto di qualità nell'affrontare i loro problemi. 2.500 le persone senza tetto censite a Torino, molte sono nuove povertà. Il Comune investirà 12 milioni di euro, verrà attivato un polo di accesso unificato dedicato ad accogliere le persone senza fissa dimora. Si è parlato di un vero e proprio diritto di cittadinanza per le persone più fragili che vivono ai margini della società. Rimarrà dunque nel mio cuore come prova certa che il cammino da me denominato Agorà del Sociale non è elucubrazione teorica, ma strada aperta per la crescita della nostra città.